Lavoro, pensioni, alleanze, il futuro di questo paese. Al centro della sfida in TV tra Renzi e Bersani ieri sera in vista del ballottaggio di domenica. Vediamo il servizio di Barbara Parodi Delfino, poi le pagelle. Uno contro l'altro, come ci si aspetta in un duello. Bersani e Renzi si sono confrontati per 2 ore ieri sera in TV. Su alleanze, costi della politica, conflitto di interessi, fisco, evasione, pensioni, riforme, politica industriale, Medio Oriente. E su nulla hanno trovato punti di accordo, se non nel voler lasciare in eredità ai figli gli Stati Uniti d'Europa. Eppure entrambi appartengono al Partito Democratico. Il segretario ha chiesto sì di voltare pagina, ma rispetto alla politica del centrodestra. Il sindaco è per un nuovo inizio e ha ricordato a Bersani di essere già stato al governo per 2547 giorni, come dire sei responsabile anche tu della decadenza del paese, lo scontro più forte sulle alleanze. Ma siamo sicuri che tra le varie anime riesci a tenerle tutte insieme? Perché una parte della nostra preoccupazione è che a forza di tenerle tutte insieme, poi alla fine ci scappi e si va a finire come l'Unione nel 2008. Eravamo, Matteo, eravamo 12 partiti, da Rifondazione a Mastella, non c'era il PD. Adesso c'è il PD. Renzi promette una legge sul conflitto di interessi nei primi 100 giorni e indica questo obiettivo mancato nel passato il vero fallimento dei precedenti esecutivi di centrosinistra. Altro errore del governo Prodi, l'abolizione dello scalone previdenziale. Il sindaco è contro il finanziamento pubblico e contro i vitalizi. Non così Bersani, dimezzare i finanziamenti e diminuire i parlamentari. Il segretario annuncia una lotta dura all'evasione. Scintille anche sulla politica industriale. Renzi tocca anche il tasto dolente dell'ILVA. Si è lasciato fare alla famiglia. Arriva quello che voleva e ritorna su Equitalia, tanto che Bersani è costretto alla difensiva. Non l'abbiamo mica inventata noi. Infine il Medio Oriente. Bersani si schiera per il riconoscimento della Palestina nel voto dell'ONU. Renzi non è affatto convinto e indica nell'Iran il vero problema. E poco fa dal comitato delle primarie no a Renzi, non si cambiano le regole tra il primo e il secondo tempo. È mancato il colpo del KO. Ma ai punti ha certamente vinto Renzi, che si è mostrato più incisivo e anche con la battuta più pronta. Bersani giocava in difesa, cercava di conservare il vantaggio accumulato nel primo round. Sono venute fuori due Italie, due PD, bisognerà vedere se riusciranno a convivere anche dopo le elezioni. In questo momento il vantaggio è certamente per il partito. Renzi continuerà certamente a mietere i favori dell'Italia più giovane, Bersani quella dell'Italia un pochino più anziana, ma probabilmente tra i due litiganti finirà per vincere ancora una volta il professor Mario Monti e il prossimo governo sarà ancora suo. Ormai le primarie del PD sono entrate in tutte le case, in famiglia se ne discute come di una partita di calcio e chiunque abbia un minimo di interesse ancora per la politica ha visto il confronto tra Renzi e Bersani. Sono stati entrambi all'altezza delle attese, in sostanza un bel match. Che non è però, dal mio punto di vista, finito in pareggio. Sarà perché ho simpatia per Renzi, ho visto lui vincitore, al quale do pertanto un bel voto, 8. Bersani si è difeso con abilità e anche lui merita un'ampia sufficienza, cioè 7.